Prosegue il nostro viaggio all'interno di Olioficina, evento di rilevanza nazionale e internazionale per quanto riguarda la cultura legata all'olio d'oliva. Tra i diversi enti e i diversi relatori che si sono dati il cambio durante i 4 giorni, era presente anche l'associazione Coltura e Cultura, un sito web che racconta come nasce e come arriva sulle nostre tavole tutto quello che mangiamo. Coltura e Cultura è un'iniziativa che ha lo scopo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura italiana. Nasce nel 2007 come collana di volumi e si evolve poi nel 2013 a grande progetto multimediale, dove sul sito culturacultura.it sono presenti libri digitali che si possono consultare e scaricare gratuitamente, tante curiosità sui cibi che ogni giorno portiamo a tavola, e la vera novità di questo portale sono i video, la ricetta degli ingredienti. Tutti i racconti di Coltura e Cultura sono liberamente fruibili attraverso video e libri consultabili gratuitamente online. Questi video nascono con l'idea di comunicare in una maniera più nuova, più semplice e più innovativa, anche perché, come sappiamo, la comunicazione si è evoluta, è divenuta sempre più digital, e il video è uno strumento che arriva subito al consumatore per raccontare in maniera semplice, far arrivare certi concetti che magari sulla carta molto spesso non arrivano. Oltre ai convegni, il pubblico ha anche potuto partecipare attivamente. L'oleificio Zucchi, infatti, ha organizzato una prova pratica per scoprire come si realizza un blend, ossia quell'arte che permette di miscelare e armonizzare le fragranze di diversi oli. Dopo una piccola introduzione sulle modalità di degustazione, il pubblico ha potuto sperimentare in prima persona l'arte del blending, creandosi così la propria personalissima miscela. Olioficina è stato quindi un evento che ha nuovamente sottolineato l'importanza economica e culturale del settore agroalimentare italiano e che spiana la strada alle tematiche di Expo 2015.